C'è cauto ottimismo tra i sindacati sul futuro della lavanderia San Giorgio. Giovedì pomeriggio, nell'incontro cui hanno partecipato insieme ad esponenti della regione, all'amministrazione di San Colombano e ai curatori fallimentari, è stata ribadita la volontà di trovare un acquirente per l'azienda che garantisca il mantenimento dei posti di lavoro. Al momento, come deciso dal giudice fallimentare, la produzione continua in esercizio provvisorio, con tutti i 45 dipendenti occupati ad orario ridotto, uno o due giorni alla settimana. Il provvedimento è valido per 30 giorni, ma, come emerso dall'incontro di oggi, potrebbe essere prolungato. Si tratta però solo di un primo passo. Sia il curatore fallimentare che noi come parti sindacali, appena ci siamo incontrati, eravamo ben chiari su quello che noi volevamo, quindi la piena occupazione di tutti i dipendenti. E questo ci ha detto il curatore fallimentare, che anche per lui questa è una cosa importante. Come ti dicevo, c'è qualcheduno che si era interessato, ma si era visto che era solo interessato a rilevare, diciamo così, il pacchetto clienti. Devo dire che il curatore ha evitato anche di andare avanti nella discussione. Regione Liguria, presente con gli assessori Berrino e Benveduti, ha manifestato la disponibilità a cercare risorse per aiutare l'acquisizione dell'azienda. La sindaca di San Colombano, Carla Casella, ha scritto che l'incontro è stato positivo e confida in una soluzione rapida. Esito auspicato anche dal gruppo di minoranza Territori e Sviluppo. Durante l'incontro, il curatore fallimentare ha reso noto che ci sono state alcune manifestazioni di interesse scartate perché non garantivano il livello occupazionale precedente. C'è anche l'attenzione di un imprenditore locale che nei prossimi giorni potrebbe farsi avanti con una proposta. Nelle prossime settimane qualcosa dovremo capire, si dovrebbe verificare qualcosa di più. Vediamo se in sostanza delle parole poi si arriva ai fatti.